Buongiorno e buonasera per chi ci ascolta in replica. Siamo nuovamente assieme per la trasmissione Classicamente Sonori. Questa volta il nostro sentiero inizia a Capodistria e ci porterà fino a Parma. A Capodistria si è svolta nello scorso anno la Biennale di Musica Contemporanea. La scopriremo assieme ad alcuni organizzatori e alcuni attori di questa Biennale. Il panorama della musica contemporanea della nostra regione Alpe Adria si arricchisce negli ultimi anni di interessanti proposte. A cadenza biennale, la Scuola di Musica di Capodistria, in collaborazione con l'Associazione degli Amici della Musica del capoluogo istriano, propone una manifestazione che vuole mettere sotto i riflettori diversi aspetti della musica d'oggi. Si tratta di un concorso internazionale per nuove composizioni, una serie di conferenze e concerti che portano in regione nomi di risonanza internazionale. Ce ne parla Tatiana Herzog, che è lo spiritus agens di questa manifestazione e che, oltre a curare la parte organizzativa, vi partecipa anche nella veste di pianista. Oltre alla parte, diciamo, questa di call for scores, quindi di nuove composizioni, voi avete anche scelto di presentare una serie di esecutori che hanno portato con sé anche dei nuovi brani. Ci spieghi un po' la scelta, è andata verso chi? Ma diciamo così, ho lasciato liberi i compositori, gli esecutori, a scegliere i compositori, ovvero il repertorio che loro preferivano. Ho però detto a tutti un po' che di seguire il filo della creatività, ovvero quello che ho cercato di dare, l'impronta che ho cercato di dare ad ogni concerto era forse di quel momento improvvisativo degli esecutori stessi, che sono anche compositori. Se escludiamo il nostro concerto di stasera, dove sono stati presentati 3 pezzi nuovi, quindi la creatività era nei pezzi nuovi, negli altri concerti gli esecutori o hanno improvvisato dei pezzi oppure hanno presentato dei pezzi propri, quindi presentandosi come compositori e non solo come esecutori. Tu ti ritrovi nella doppia veste di organizzatrice da una parte e anche esecutrice dall'altra. È un po' scomoda questa veste? Sì, un po' scomoda, ma mi sembrava così, siccome abbiamo cercato di creare delle connessioni tra musicisti diversi. In questa settimana di vita insieme, che era faticosa ma molto creativa e molto anche bella, così ci siamo riuniti e ho detto beh, perché no, proviamo. Probabilmente la parte più vitale della Biennale di Capodistria è la Call for Scores, che non è un concorso vero e proprio, ma dà la possibilità ai giovani compositori di farsi conoscere e apprezzare. Sono arrivate ben 10 partiture da parti abbastanza lontane, tipo dalla Corea, dalla Cina, dal Messico e ovviamente dall'Italia, una soltanto dalla Slovenia e una da Trieste, che è un po' sul confine, quindi il compositore è sloveno, italiano-sloveno. Siamo comunque contenti del numero, anche la qualità delle partiture è stata abbastanza alta in confronto anche alla precedente edizione del concorso. Riguardo alle composizioni pervenute all'ultima Call for Scores, la Commissione non ha ritenuto di voler conferire il primo premio. Diciamo così che il premio è stato comunque dato, uno dei premi era comunque l'esecuzione dei pezzi, quindi sono state premiate 3 esecuzioni.
insomma, tre composizioni, però la giuria non ha ritenuto che una delle tre fosse l'emergente, quindi che emergesse di più delle altre. Diciamo la pecca un po' di tutte le 10 composizioni che sono arrivate da noi, mancano un po' di novità, di osare nel materiale, di osare nell'espressione. Sono un po' troppo legate forse a dei cliché, a dei compositori attivi come Sciarrino, come Lachenmann, quindi compositori che ormai fanno parte del repertorio, e quindi mancava un po' una freschezza, diciamo, nel materiale. La giuria, formata da Sidney Corbett, Uroš Rojko, Steven Loy, Larissa Verhunz, Fabio Nieder e Vinko Globokar, che ne era il presidente, ha individuato tre composizioni interessanti, quelle di Anna Gnatovic, Dario Chavron e Lorenzo Troiani. Un brano mandato ad un concorso, un brano che è stato scelto. E questo brano è nato su che struttura? C'è una struttura a monte di questo brano? Sì, l'idea di base è quella di un inizio che contenga già all'interno del suo svolgimento tutto il pezzo. Quindi un inizio che sia, come dire, già di per sé generatore di tutte le possibili vie di sviluppo. E l'idea base è quella di una voce che gradualmente si deforma, e si deforma attraverso le differenti tecniche dello strumento ad arco in particolare, che appunto attraverso un percorso di linee, le definirei linee, e arriva alla sua totale decadenza verso la fine con il violoncello solista lasciato, appunto, a cui è lasciato il compito di porre fine al percorso di deformazione. Ma c'è forse un esempio seguito a monte di questo brano? Di esempio formale, diciamo, esempio formale francamente non so, probabilmente sì, però non ho preso spunto, almeno ufficialmente, da altre forme simili, e quanto piuttosto magari per gli aspetti tecnici e per le cosiddette tecniche estese degli strumenti, sicuramente c'è un precedente in Lachenmann, in Helmut Lachenmann, e in particolare in Gran Torso, il suo quartetto d'archi, e poi anche nei quartetti di Sciarrino, che è tra l'altro uno dei miei maestri. E appunto abbiamo detto Sciarrino, uno dei maestri. Ci dici un po' il tuo percorso compositivo, dove è iniziato e dove si sta concludendo? Sì, allora dopo una breve parentesi pianistica che ho interrotto da giovane, ho iniziato il percorso compositivo che in realtà già avevo maturato mentre studiavo pianoforte. A quel punto ho iniziato il percorso all'interno del Conservatorio di Roma e ho avuto differenti maestri, tra cui il maestro che mi sta portando al diploma, proprio che ci sarà a breve, è il maestro Rosario Mirigliano, che è venuto a Roma da Firenze poco tempo fa e che quindi mi sta guidando in questi ultimi passi del percorso, quantomeno del diploma, ecco. E dopo? Probabilmente la mia intenzione è quella di andare a Graz in Austria, e dove vorrei appunto fare domande di ammissione e poi si vedrà. E con il tedesco? Il tedesco ho iniziato a studiarlo e confido in un corso che c'è lì a Graz che impegna 3 ore al giorno circa, e quindi sarà un intensivo studio del tedesco. Ad eseguire i brani premiati, i membri del quartetto d'archi OENM, il flautista Michael Schmidt e il clarinettista Michele Marelli.
Dario Chavron, percussionista di notevole livello e compositore, è di casa, tra l'Istria. Suo padre proviene dal paese dell'entroterra istriano Abitanti e il Carso Triestino ed è stato tra i premiati. A lui abbiamo chiesto da dove gli è venuta l'ispirazione per il brano presentato al concorso. Potrebbe esserci anche una necessità personale, un'esperienza personale che ha fatto nascere questa idea, questa sensazione, insomma, di scrivere questo brano. Ma quindi al fondo di questo brano è una sensazione? Una sensazione che può essere sia anche fisica e emotiva, diciamo. Ma dopo come lo hai costruito? Cioè dalla sensazione poi sei passato a mettere su carta prima e ovviamente avevi pensato a monta degli suoni. Sì, c'era un'idea di base di suoni, anche di una struttura, di come di costruzione, insomma, di questo brano. E dopo aver pensato, diciamo, alla forma e alla struttura di come dovrebbe essere, ho seguito. Diciamo che il brano formalmente diviso si potrebbe dire in tre parti, in cui c'è la prima e l'ultima che sono caratterizzate da un crescendo e poi quella interna che è più di respiro e di emozioni, diciamo, intime. Ma gli strumenti che hai scelto, che strumenti hai scelto e perché proprio questi strumenti? Perché pensavo che fosse un ottimo impasto sonoro. E mi piaceva l'idea appunto di scrivere per degli archi, tanto di più per un quartetto d'archi e il clarinetto che si mescolava in questo suono benissimo, direi. E tu però di formazione, oltre a essere compositore, sei? Sono anche percussionista. E quindi insegni percussioni dove? Quest'anno a Foggia. E l'anno precedente invece sei stato, cioè il tuo percorso, diciamo, di didatta è stato dove? Ma ho fatto varie tappe, ho iniziato a Milano, poi Venezia, Monopoli, Perugia e adesso a Foggia. E prima o poi ti vedremo a Trieste? Chissà, speriamo. E questa speranza ha delle concrete possibilità di realizzarsi, perché quest'anno Chavron è risultato primo nella graduatoria nazionale italiana per l'insegnamento delle percussioni in conservatorio e una tra le cattedre aperte si trova proprio al Conservatorio di Trieste. E adesso il nostro sentiero musicale ci porta da Capodistria fino a Parma. Parma è una città ricca, ricca di musica, infatti qui conosceremo tutta una serie di realtà musicali, dal conservatorio alla Casa della Musica, per arrivare fino ad accennare al Festival Traiettorie, un festival che quest'anno ha 25 anni di attività. Ci faremo accompagnare da una serie di ciceroni, una serie di amici della musica. Thank you.
una città nel cuore dell'Italia, a metà strada tra Bologna e Milano, in una delle regioni italiane più operose, in Emilia-Romagna. Esattamente qui c'è Parma, capoluogo dell'omonima provincia. Una città che vanta una storia importante, antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza e sede universitaria dall'XI secolo. E ancora luogo di incontro di numerose iniziative dedicate alla musica che hanno come padrini importanti musicisti, musicisti che hanno fatto la storia della musica. Giovanni Bottesini, Giuseppe Verdi, Ildebrando Pizzetti, Arrigo Boito, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Leo Nucci, ma l'elenco non si esaurisce qui. Un punto di snodo importante è il Conservatorio di Musica, una delle più antiche istituzioni cittadine che ha sede nel complesso monastico di Santa Maria del Carmelo, noto come Convento del Carmine. Indubbiamente il Conservatorio di Parma, per tradizione, per definizione, è sempre stato considerato come l'epicentro di una didattica, come dire, eccellente, soprattutto nell'ambito del canto. Questo è vero, ed è tuttora così, ma non solo questo. Voglio dire che ultimamente, in questi ultimi anni soprattutto, c'è stato un grosso impulso nell'eccellenza dell'attività didattica anche da parte degli altri dipartimenti, e mi riferisco in modo particolare alla scuola degli archi, alla scuola dei fiati, nonché quella di pianoforte. Voglio dire che anche lì, insomma, vantiamo una tradizione importante. Il Conservatorio di Parma sicuramente riesce a proporsi anche dal punto di vista così della proposta squisitamente concertistica, artistica, al di fuori del territorio. Se potrei farle diversi esempi. Ultimamente siamo stati impegnati come orchestra in diversi luoghi prestigiosi. Le dico gli ultimi due, per esempio abbiamo fatto questo concerto al Teatro Comunale di Modena, inseriti nella stagione sinfonica del teatro, abbiamo fatto questo concerto a Milano, inseriti nella stagione delle serate musicali, in Sala Verdi appunto, e continueremo così ancora fino alla fine dell'anno accademico, un percorso che abbiamo iniziato, questo tipo di percorso concertistico, che non è altro, questo è doveroso da parte mia ribadirlo,
non è altro che un'emanazione didattica, voglio dire, l'eccellenza di questa didattica all'interno del Conservatorio di Parma sfocia poi in obiettivi importanti, di prestigio, appunto, nel momento in cui vengono svolti questi concerti nell'ambito delle stagioni concertistiche più importanti a livello nazionale. Proprio nel Conservatorio di Musica si intrecciano diverse anime, da quelle molto tradizionalmente legate alla musica lirica, vanto ed eccellenza italiana, sino alla contemporaneità più spinta, dall'anima didattica per arrivare al concertismo con una visione indubbiamente unitaria. Se io ho dei bravi insegnanti, benissimo, ma non possono questi bravi insegnanti con i relativi bravi allievi rimanere soltanto nell'ambito delle quattro mura della classe. Tutto questo deve sfociare in qualche cosa, deve avere una prospettiva. E quale può essere la migliore prospettiva? Quella appunto di fare attività concertistica, che è solo emanazione di un'eccellente attività didattica. E proprio l'attività didattica di livello porta a delle aperture verso nuove dimensioni che permettono sinergie importanti e che coinvolgono diversi attori del territorio. Questa è la cosa interessante, credo,